Sonny Colbrelli, l'uomo della Roubaix 2021. Da quel giorno sono cambiate tante cose. Durante le riprese per un docufilm GCN Plus, che lo vedrà protagonista, ho avuto modo di fargli qualche domanda per il nostro canale, ma soprattutto di guardare e commentare insieme a lui i momenti salienti di quel leggendario inferno. Mi hanno detto per la radio prima, un chilometro prima, fa guarda che ha scattato Van Der Poel. Aspetta che fermiamo un attimo. E mi sono girato, eravo già a ruota. Però. E lui mi affianca e mi fa andiamo Sonny. Sonny, com'è la vita da ex pro? Ma sai, la vita da ex pro, pensavo peggio. Sì? Pensavo, ma no dai, devo dire che, sai, professionista ero sempre via, gare, non gare, allenamenti. Adesso sono sempre via ugualmente, sono sempre via. Continui ad essere super impegnato. Sono sempre super impegnato, però meglio così, dai, perché sennò a casa, sul divano, o sennò guardare i bambini, che mi, certo, bello, che mi tengono lì, è un bel impegno. Ma pedali ancora? Sì, dai, diciamo che quando posso faccio le mie orette tranquille, mi godo il panorama, mi fermo al bar, anche perché sennò qua lievito, c'è a dire ecco, quello. A proposito, quanto sei ingrassato? Vuoi sapere la verità o te lo dico? Ma dai, dimmi la verità, non ti vergognare. 8 kg li ho messi. 8? Beh, 8 kg è facile però, No, 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 devo regolarmi perché tra un po' c'è la prova a costume, E perciò devo essere un po' in linea. Beh, adesso però apprezzi la bici sotto un'altra forma, cioè hai la possibilità di pedalare con i tuoi amici, con le persone che condividono la tua stessa passione, senza pensare alla performance. Adesso capisco quando i miei amici dicevano per me la bici è liberazione, sfogo, dopo tante ore di lavoro magari in fabbrica o in palestra o a lavoro, diciamo, e le loro ore, 2-3 ore, sono liberazione, si sentono meglio. E ti dico la verità, quando prendo in mano la bicicletta, faccio le mie ore tranquille e mi sento bene, perché poi tra l'altro vedo cose che in tutti questi anni da corridore non ho mai visto. È un occhio diverso. Mi fermo su una salita, guardo il panorama, guardo bene, guarda, e vedo, ecco qua, sì, vedi, e vedo case che non avevo mai visto prima d'ora. Perché prima dovevi pensare alle ripetute, ai lavori di forza. Prima guardavo solo i watt. Watt su, curva. Come cambia? Cambia molto, se no stare attento con l'alimentazione, bere, mangiare. Adesso non sto attento a niente, sto attento. Dai, ci sta, Sonny. Adesso posso. Adesso te lo puoi permettere. Ma adesso ho visto che stai collaborando con il team Bahrain. Ma nel futuro che cosa hai in mente di fare? Hai in mente di diventare direttore sportivo, tecnico? Ma sai, sicuramente proverò a essere anche direttore sportivo. Già lo sto un po' facendo con il team Bahrain, oltre ad essere ambasciatore della squadra. E vedremo, devo dire, sai, al primo impatto non è semplice passare dalle gare subito in ammiraglia, perché come posso dire, magari tanti ragazzi, tanti corridori mi vedono ancora magari come Sonny, ancora come atleta, però io ormai sono un ex e ci vuole tempo per questa cosa. Sonny, adesso direi di accelerare un pochino, Anna, che dobbiamo iniziare a bruciare qualche caloria. Come accelerare? Troppo piano, un pochino, dai Sonny, giusto. Quanti battiti hai? Per bruciare quelle 10 calorie. Andiamo al punto panoramico che mi hai detto. Abbiamo fatto altre due domandine interessanti. Ce ne vuole, eh? Sei pronto? Dai, sì, no, senza fare scatti violenti, giusto un attimo. Guarda che quando metto modalità on io vado, ancora. Modalità on. Non c'è ancora la via di mezzo. C'è on, off, on, vabbè, off. Mettiti davanti, fai un ritmo decente per me. Va bene, dai. Mi sono messo peggio di te. Ma no, ma ti vedo in forma, ti vedo. Insomma, 10 chiletti li ho messo anch'io. Non sei male, non vai, sei vai, male. Vai, dai, bruciamo queste 2 calorie. Vai, ci sei? Vai.
cosa ti ha insegnato quello che è successo? Ma quello che è successo mi ha insegnato tante cose. Uno, di vivere la vita giorno per giorno, non dico come fosse l'ultimo, però di guardare avanti, di vivere col sorriso, perché tra virgolette oggi ci siamo, domani non lo so. Io l'ho vissuto sulla mia pelle, mi sono svegliato la mattina, come ogni mattina facevo, mi sentivo Hulk, indistruttibile, forte, e in poche ore, passando l'arrivo, ero praticamente morto. Perciò davvero guardo la vita in un'altra maniera adesso, con più, dico, serenità e con la voglia di vivere, no? Sonny, allora la seta l'abbiamo fatta, adesso è ora di andare a fare la pausa bar. Anche perché durante la pausa bar devo farti vedere delle immagini che dovremo commentare insieme. Quindi per oggi la bici abbiamo dato, insomma. Allora, se mi dici pausa bar, pausa caffè, un conto, ma se vuoi mentre guardiamo delle immagini per giro, possiamo berci anche una birretta. Certo, la birretta sarebbe perfetta. Sì, allora, anche perché poi è finita l'uscita in bici. Allora facciamo oggi così, birretta e caffè. Dai, birretta e caffè, dai, ti seguo. Andiamo. Sonny, abbiamo preso il nostro caffè e adesso... Io doppio sempre, Te sempre doppio, ovviamente. E dobbiamo fare la reaction ai momenti salienti della Roubaix 2021. Sai che ho fatto la reaction alla Sanremo di Moritz, adesso facciamo la tua reaction. Devo piangere? Non c'è bisogno di piangere, okay. Però se senti di piangere, piangi. No, dai, senza problemi. Allora, qui siamo Arenberg, nella foresta di Arenberg, e qua c'è il macello. Guarda lì che Van Aert scampola una caduta per miracolo. Lì ha giocato un bel jolin, eh? Ma com'era la foresta di Arenberg? Era impraticabile, cioè la bici andava via dappertutto? Ti dico la verità, io ho chiuso gli occhi in più frangenti e ho detto come va ragazzi, l'importante è uscire di qua. E sei uscito, molto uscito. Bene direi. Sì. Vermes tutti i giorni in fuga. Sì. Qui siamo 82 dal traguardo. Qua ero già partito e avevo preso questi corridori che erano davanti in fuga di giornata. Sì. E già l'ho scoperto da un po'. Qui abbiamo un Van der Poel scatenato a 70 dall'arrivo circa. Sì. E qua, sempre a tutta, a 67, e appunto mi hanno detto per la radio prima, un chilometro prima, fa guarda che è scattato Van der Poel. Aspetta che fermiamo un attimo. E mi sono girato, eravo già a ruota. Ma ho fatto in tempo a dirtelo 30, che era già lì. 30-35 secondi, e tutto in un attimo l'avevo dietro. E lui mi affianca e mi fa andiamo Sonny. E siete andati? Siamo andati e man mano passavamo i settori e prendevamo tutti i corridori che c'erano in fuga di quella giornata. Quelli che rimbalzavano dalla fuga. Rimbalzavano dalla fuga, sì. Attenzione, qui altra caduta. Qua altro jolly. E qui l'hai schivato. Qua l'ho schivato, qua è tutto Van Aert, qua è caduto, se non sbaglio. E dopo, sai, Gianni davanti ha fatto un'azione memorabile. Una grande cavalcata, sì. Sfortunatissimo. È stato sfortunato quel giorno. Cioè, c'è poco da dire. Guarda la maschera di fango di Gianni, impressionante. Sì. È davvero. Eravate tutti della quel giorno eravamo la maschera di fango. Dal davanti ci, da dietro no. Ecco, concentriamoci già, 37 all'arrivo, sugli affondi di Van der Poel. Guarda quando fa le curve, è un'altra storia. Confronto a noi che non abbiamo questa guarda esperienza. Guarda che curva ha fatto qua. Qua accelerato. È un'altra cosa, certo, un'altra cosa. Lui e Van Aert su questo percorso qua ci andavano a nozze. E tu sei in seguire, tu non lo mollavi. Io comunque, magari prendevo un po' di metri in... Gianni ha forato un'altra volta. Gianni si prendeva un po' di metri in... No, ha forato, prima foratura. In curva, però poi lo recuperavo sul dritto. Qua Gianni si purtroppo ha... La prima sfortuna di Gianni è questa foratura. E qua... E qui e l'ha caduto. L'ha caduta. Infatti per radio mi hanno detto crash Sonny, Gianni crash. E infatti lo vedevamo davanti a noi. Dopo sai, quando buchi perdi il feeling con la bici che avevi prima e c'è stata questa caduta. Qui siamo sul Carrefour dell'Alba. Sì. Allora qui sembrava che Van der Poel dovesse attaccarti ancora, invece sei stato tu ad attaccare. Io qui. Qui hai accelerato di brutto. Ho detto, qua ho avuto una mente lucida, ho detto vediamo se Van der Poel sta bene come sembra o magari è stanco anche lui. Quello l'hai messo in difficoltà. Qua ci ha messo in difficoltà Vermeer. Lui sembrava morto invece. Sembrava morto. Accelerata. E qua siamo entrati
nel lato magico finale. Ecco, prima velodromo. Di entrare, allora, qui cosa stai pensando in questo momento? Sei appena entrato dentro il velodromo di Roubaix. Qui ho detto, davvero, prima di entrare, ho avuto il tempo di pensare, di ricordare tutte quelle volte che sono stato sul divano a guardare la Parigi-Roubaix, perché non me la sono persa neanche una, per assurdo, no? Okay. Non l'ho mai corsa, però non l'avevo persa neanche una, alle grandi imprese di Tombone, di Cancellara. E io quando ero sul divano e vedevo la premiazione, vedevo quando entravo nel velodromo, ho detto chissà cosa provano, che emozione già entrare e poi sai vincere, tirare su questo enorme masso. E io quando sono entrato lì ho detto Sonny, sei anche te qua, sei anche te con i tre di quella, quei due, quei tre di quella giornata lì, no? E poi ho detto già come andava se chiudevo terzo, chiudevo secondo. Vince sarebbe stato un sogno, ero già contento, perché dimmi te, uno che partecipa alla prima edizione da Parigi-Roubaix, poi in quelle condizioni, in quelle estreme così, terzo, avrei fatto la firma in grassetto subito all'inizio. Quando hai visto Van Der Poel prendere la testa, hai detto ne è al doppio, cosa hai pensato? Pensavi che fosse più forte? Io anche prima di entrare ho pensato, un mio amico mi ha detto, Sonny, guarda che chi entra per primo nel velodromo non l'ha mai vinto. Io mi sono ricordato questa cosa qua, no? Allora ho detto, vediamo se devo entrare per secondo o terzo. E sono entrato. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Qui Vermes parte lungo. È partito lungo. Se poi detto, se tiravi la volata invece. Poi qua io come ho sempre detto a tutti quanti, è la volata dei morti questa qua. Seduti, guarda, spalle, schiena, tutto quanto, testa. E poi questa... avevi anche le gomme quasi a terra. Sì, avevo forato sia davanti che dietro. E grazie a Dio non ho cambiato bicicletta e ruote. Qui è incontenibile la tua gioia. Qua si sente la mia, poi subito si sente quella del mio massaggiatore, no? Tutti a piangere. È una cosa unica, tutti a piangere. Qua vado più stremato. Davvero quel giorno lì è stata una giornata epica, non perché l'ho vinta, ma perché le condizioni che siamo arrivati, maschere di fango e avevi ancora la forza per tirare sulla bici. Sai che nella bicicletta ci sono ancora i segni, come l'ho preso, diciamo, quando l'ho preso in mano. E sai, ogni volta che la rivedo la bicicletta o vedo la pietra ogni mattina, penso a queste emozioni che resteranno sempre con me. Sonny, ti ringraziamo per essere stato con noi, aver commentato queste immagini, aver rivissuto un pochettino quelle emozioni. Noi ti auguriamo il meglio per il tuo futuro. Grazie. Potrà essere al seguito del team o in altri ambiti. Magari vengo a lavorare per GCM. Ma perché no, Sonny? sei ben accetto. Quando vuoi. Ragazzi, grazie. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare. Non ci resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Ciao.